Il 3 e 4 ottobre Arquata del Tronto sarà chiamata al voto. I cittadini sceglieranno il futuro sindaco dopo la scomparsa di Aleandro Petrucci. E a contendersi lo scranno più alto saranno il vice sindaco facente funzioni Michele Franchi e Piergiorgio De Marco, attuale consigliere di maggioranza. De Marco si presenterà con la lista civica Ricostruiamo Arquata del Tronto e ai nostri microfoni svela quali saranno i programmi e gli obiettivi per il futuro. Stiamo puntando sul turismo e soprattutto la cosa fondamentale sulla ricostruzione. Abbiamo ancora 7 frazioni perimetrate e dobbiamo cercare di tirarle fuori dalla perimetrazione. Sentendo le varie aziende, le varie imprese che vogliono venire a ricostruire da noi, e come ha detto, ben detto il commissario Legnini, ha fatto l'appello a tante aziende per venire a ricostruire nel centro Italia. Dobbiamo puntare sulla ricostruzione delle unità ricettive che sono nel nostro comune e soprattutto con loro che possono aiutarci a dare una mano a queste imprese per venire su, perché le aziende che vengono a ricostruire non hanno un posto dove dormire, devono dormire ad Ascoli, devono dormire a San Benedetto, devono dormire a Acquasanta, e così aumentano i costi. E con i costi che ci sono adesso, con gli aumenti di tutti i materiali, comincia a diventare un problema. Quindi punteremo su queste attività per farle ripartire, punteremo soprattutto sul turismo, che deve essere la cosa fondamentale. In lizza tanti giovani arquatani. De Marco annuncia anche l'intenzione di voler rinunciare all'indennità in caso di vittoria elettorale. Abbiamo deciso insieme agli altri, ci tengo a dirlo, di non percepire il vitalizio, la giunta non percepirà il vitalizio. E quei fondi, quei soldi che risparmieremo per la giunta li destineremo ad altre opere, quindi ad altri progetti che di volta in volta studieremo insieme con i ragazzi, quindi con l'amministrazione. Sarà un'amministrazione di tutti, non è che ci sono 2, 3, 4, 5 persone che decidono tutti quanti, poi insieme, sentendo anche soprattutto la popolazione, la nostra comunità, per tutti i bisogni che ci sono e che chiedono di avere.